Ragazzi, benvenuti in questo video, primo video, anzi secondo, perché ci includiamo anche il tutorial dei pancake, in cui vi faccio vedere una ricetta che mi avete chiesto in tantissimi, però prima di farvela vedere, innanzitutto vorrei scusarmi con voi perché in questi giorni non ho pubblicato nessun video, questo perché avevo in mente di fare un video domenica, ma non sono stato per niente bene né sabato né domenica e nemmeno lunedì, soprattutto lunedì, quindi ragazzi, al posto di pubblicare dei video dove magari mi vedete che non sto bene oppure che non hanno grande qualità, grande quantità, la qualità mia non sarà mai qualità di editing, sarà sempre qualità di contenuti, di come mi vedete, quindi ora fortunatamente tutto bene, quindi ci tenevo a pubblicarvi questa ricetta che mi avete chiesto in tantissimi. Non è altro che un tortino, così possiamo chiamarlo, budino di avena con albumi e che ho mangiato questa mattina, ma che vi spiegherò la ricetta e vi farò vedere le immagini della preparazione, perché è una preparazione che impiega circa 14-15 ore complessive, quindi partiamo subito. Quello che vi servirà saranno 50 g di avena, 170 g di albume, del cacao, della cannella e, se volete, della stevia, dell'aromatizzante, vedete voi in base al vostro gusto. L'avena deve essere in fiocchi, però io lo faccio con l'avena in fiocchi, con l'avena a farina non mi piace. Quindi partiamo subito. Allora, mettete in un pentolino circa 50 g di avena che andrete a pesare. 50 grammi, come vi ho detto, di fiocchi d'avena. Pesate a parte 160-170 ml di albume e lasciateli in un bicchiere. Poi mettete l'avena, quindi con il pentolino, ci aggiungete del cacao amaro e, se volete, del dolcificante, che può essere lo stevia, oppure potete aggiungere anche dopo delle gocce di magari Fluff Drops o un aromatizzante a vostro piacere. Io aggiungo solitamente cacao, due cucchiaini di stevia e della cannella. Mettete tutto sotto l'acqua corrente e riempite con l'acqua fino alla superficie, e poi potete mettere sul fuoco a fiamma media, diciamo medio-alta. E cosa importantissima, ragazzi, cominciate a girare. È fondamentale, ragazzi, girare il composto per non farlo attaccare sotto. Ci metterà un po' di tempo a cuocere, ovviamente voi continuate a girare e terrete lì a pronto uso, si può dire così, mi piace, l'albume. Quando vedete che il porridge più o meno comunque è cotto, ha raggiunto più o meno questa consistenza qui, andrete ad aggiungere l'albume. Cosa importantissima, aggiungete l'albume e, ragazzi, qui non vi dovete dimenticare assolutamente di continuare a girare. Quindi per me era complicatissimo, ragazzi, con la telecamera in mano continuare a girare il porridge. Comunque girate, non fate attaccare l'albume. Poi quando è finito, quando avete finito di vedete che è cotto tutto l'albume, ci metterà circa 4-5 minuti, lo andrete a versare in una tazza. La tazza, secondo me, è ottima, una tazza di ceramica, perché poi andrà in frigo, una tazza da colazione. Versato tutto il composto, so che come me assaggerete, e mettetelo da parte circa 5-6 minuti, anche 10, per non mettere il composto direttamente caldo in frigorifero, perché potrebbe rovinare il frigo. E dopo circa 10-15 minuti, che si è comunque un po' raffreddato, copritelo con della carta argentata e mettetelo in frigorifero. In frigorifero, ragazzi, io vi consiglio almeno 12-14 ore, almeno una nottata intera, perché il composto deve essere bello compatto, perché poi andremo a vedere il risultato quando lo estrarremo. Quindi ora passiamo a 12 ore dopo e ci ritroviamo con il nostro composto. Lo andiamo a riprendere, andiamo a prendere un piatto e lo capovolgiamo mettendo il piatto sopra, in modo che esca e si ritrovi capovolto a mo' di cupola. Vediamo che è bello lineare, è bello preciso. Io ora ci vado a mettere semplicemente della cannella su e del burro d'arachidi in polvere, perché era magari un post allenamento e quindi ho meno grassi.
però a volte sopra ci do una spolverata di cacao, mi metto la foto qui da qualche parte se riesco a trovarla, e magari della granella di cacao, del burro d'arachidi, quindi sbizzarritevi, è veramente una ricetta molto comoda. E infatti, ragazzi, questa ricetta, questo video, fatelo vedere a tutti quelli che vi dicono: non ho tempo per fare colazione, non ho tempo per mangiare sano a casa, non ho tempo perché mi sveglio tardi. Tante scuse, no? Che sappiamo che sono solo scuse. Quindi, se volete darvi la dimostrazione che esiste una colazione che potete mangiare in 2 minuti contati, preparandola la sera prima, eccola qui. Preparatela, fatemi sapere cosa ne pensate. Sicuramente non è qualcosa che mi sono inventato io, ma è qualcosa di veramente molto semplice, albume e avena, ragazzi, è semplicissimo. Io intanto vi faccio vedere questo video, spero che vi sia piaciuta questa ricetta, ne pubblicherò magari delle altre nel corso delle prossime settimane. Intanto domani giro un vlog, sì, un vlog, e ci vediamo al prossimo video.